È sicuramente più comoda della 37 e guarda, ti direi, se gli devo trovare un difetto è... Se fossi un esperto di marketing, la prima cosa che mi chiederei di questa Pegasus 38 appena uscita sul mercato italiano da circa 15 giorni sarebbe se effettivamente questa scarpa rappresenta l'essenza del cavallo alato, ossia di una scarpa veloce e reattiva e che comunque possa consentire a noi podisti amatori di correre a lungo. Ma in realtà, secondo alcuni, non sono un esperto di marketing e di conseguenza oggi vorrei raccontarvi, assieme al mio amico e socio Andrea Soffientini, quali sono le novità di queste Pegasus 38 rispetto alla versione 37 che avevamo recensito in dettaglio l'anno scorso e di cui vi allego qua sopra un link che potete chiaramente guardare. Chi avesse visto la recensione dell'anno scorso sa benissimo che le modifiche di scarpe Nike sono fatte in maniera biennale e soprattutto con questa pandemia non ci sono state variazioni significative, variazioni però che noi podisti amatori molto curiosi vogliamo sicuramente verificare e quindi assieme ad Andrea cerchiamo di raccontarvi cosa è cambiato, sapendo che i cambiamenti sono stati limitati ma sicuramente necessari. Credo che ne sia valsa la pena. Per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. La scarpa ora pesa 293 grammi nella versione US 9, 235 in quella femminile, ha un differenziale 10, 27,5 mm nel tallone, 17,5 nell'avampiede. In effetti le principali critiche che sono state mosse al modello 37 è che la tomaia era sostanzialmente troppo avvolgente e soprattutto che l'avampiede era abbastanza costringente e che quindi, secondo alcuni, in alcune corse poteva portare a delle vesciche che ovviamente non sono mai piacevoli. Con questo nuovo modello, nel frattempo è arrivata la mitica Bonnie, con questo nuovo modello invece la scarpa è abbastanza più ampia nell'avampiede, ovviamente tutto è relativo, e soprattutto è cambiata la tomaia che, nonostante sia abbastanza spessa, comunque è sicuramente più morbida e consente al piede stesso di sentirsi come al solito coccolato. Non consiglio ad Andrea di utilizzare queste scarpe ad agosto, anche perché comunque la scarpa è pensata per essere utilizzata tutto l'anno e quindi a Ferragosto non sarà sicuramente traspirante come invece sarebbe protettiva a dicembre. A livello di linguette è cambiata sostanzialmente la linguetta, che prima era in formato racing e che invece ora è una linguetta sostanzialmente più tradizionale e che secondo me consente una allacciatura migliore. Lacci che nella versione precedente tendevano a sciogliersi più facilmente perché la scarpa era pensata anche per corse molto veloci. Un secondo cambiamento che abbiamo applaudito è legato al fatto che nella versione 37 il tallone era più largo, mentre in questa è un po' più imbottito e al tempo stesso più stretto. Nella 37, secondo alcuni, correndo velocemente si rischiava che il piede uscisse tra virgolette, invece in questa versione il piede è sicuramente più bloccato e vi permetterà di correre a lungo e per tanto tempo, cosa che riporta alla domanda iniziale del cavallo alato. Questa scarpa, che ha la stessa intersuola e la suola del modello 37, in realtà si dimostra molto più pensata per corse più lunghe, mentre secondo me soffre, a meno che siate il pro depodista, per corse più veloci, dove invece suggeriamo di scegliere un'altra scarpa, sempre in casa Nike, che consentirebbe al podista amatore di andare a correre più velocemente. Credo che comunque questa ammortizzazione sia leggermente migliorata per la costruzione e per l'armonia della scarpa stessa. Questa cosa rende la corsa più piacevole a ritmi più lenti, ma invece la sento sostanzialmente più ferma, scusate il giro di parole, per corse più veloci, dove invece ovviamente il modello precedente era, secondo me, più reattivo. Per quanto riguarda comunque una valutazione più completa, lo vedremo tra tre settimane in pista utilizzando i famosi sensori RunScribe. Tra l'altro sarebbe delizioso se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni, come ho già detto, faremo ulteriori recensioni. Ora è il momento
davvero interessante per andare a correre, quindi chi meglio di noi vi possa permettere di scegliere tra la miriade di scarpe ora a disposizione del podista amatore, lascio la parola al pro de podista che ieri è venuto a casa mia e ci ha raccontato cosa ne pensa di questa scarpa. Nel frattempo voi stay strong, keep running ora più che mai e ci vediamo alla prossima. Giro. Andrea, ci hanno chiesto che secondo alcuni non facciamo le recensioni assieme ma le registriamo a distanza, questo per dimostrare che invece non è così. Come stai oggi? Solo oggi l'abbiamo fatta così, le altre volte le facevamo davvero a distanza. No, non è vero, a parte che si vede che siamo con le stesse beole, con lo stesso porfido per terra. No, io sto bene, dai, sto bene, muoviamoci che qua fa un po' di freschino e ritorniamo al sole dopo. Finalmente riusciamo a testare le Pegasus 38 che sono appena uscite da qualche giorno. Innanzitutto mi chiedo cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto sono curioso di sapere di che colore l'hai prese. Mi viene da piangere, Max, mi viene da piangere. Ahimè, c'erano solamente queste qua da Matteo, sono andato a ritirarle appena gli erano arrivate. Ci è capitato sto colore qua che potrei usare alla cresima di mia nipote volendo. E cosa ne pensi di questa scarpa quindi? Allora, sinceramente appena arrivata l'ho provata subito, mi è sembrata più morbida sia come intersuola sia come tomaia rispetto alla 37, quello sicuramente. Credo che sì, in generale la tomaia sia più morbida, più cicciosa, e infatti hanno cambiato anche la linguetta, l'ha messa classicissima imbottita, quindi risulta in generale una calzata più confortevole rispetto alla 37 e anche più morbida nell'intersuola. Ci avevano detto che è confortevole solo per i divani, cos'è che era, Max? Vabbè, quello non importa. E invece secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Secondo te è cambiato il range di utilizzo dei podisti amatori oppure più o meno sono gli stessi? Allora, questa qua è la scarpa popolare per eccellenza, sia grazie al prezzo, sia grazie alla sua versatilità. Sicuramente chi va bene per quasi tutti, diciamo sopra magari ai 75 kg andrei a prendere qualcos'altro, a meno che le usi per i lavori un pochino più veloce, ma secondo me è la scarpa anche per chi ha appena iniziato a correre, perché alla fine non conoscendo le altre marche va direttamente su Nike. La Pegasus alla fine è sempre un'ottima scelta, una scarpa che va bene un po' per tutti e un po' per tutto. Dopo averle provate a livello di distanza suggerisci di utilizzarle solamente per corse brevi oppure anche per i lunghi? Guarda, a me piacciono tanto anche sui lunghi, in generale davvero ci farei qualsiasi allenamento, magari per i lunghi le sfrutterei nei suoi primi chilometri di vita, quindi fine 500-600 chilometri, dopodiché la utilizzerei per scarpa daily training, non più per gli allenamenti davvero lunghi. A livello di calzate è cambiato qualcosa rispetto al modello precedente oppure sono sicuramente simili? Sono simili, però te l'ho detto, questa qua è nettamente, mi sembra più comoda. Alla fine risulta più comoda in generale e ti dà quella piacevolezza di indossarla, al contrario di quella della 37 che era un pochino più racing, soprattutto i primi chilometri. Dopo si smollava un po', ma questa avendo la linguetta più cicciosa risulta davvero più confortevole. Quindi stessa calzata di sempre, ma più confortevole. E a livello di avampiede sono più filanti o sono comunque filanti come il modello precedente oppure trovi che lo spazio sia aumentato? Allora, lo spazio è aumentato non di tanto, ma quel poco che basta per renderla ancora più comoda. Sicuramente rimane una scarpa filante, ma devo dire che comunque con questa tomaia così un po' particolare va bene anche chi ha pianta larga. Una delle osservazioni che ci era stata mossa, e come diceva all'inizio del video, è la tomaia. Cos'è cambiato rispetto al modello precedente e cosa ne pensi? Ma allora, intanto mi sembra un pochino più bruttina dietro, però cioè, quindi lato estetico forse qualcosina ha perso. Mi sembra che la zona del tallone stia ritornando ad essere normale, quindi non con quella forma che aiutava il tendine d'Achille, e sicuramente, te l'ho detto, sembra molto più, ci sia più materiale nella tomaia, quindi
rischia di diventare un attimino più pesante, ma sicuramente più morbida e quindi più confortevole. Alla fine ti avvolge lo stesso il piede bene, ma è più morbida. A livello di corsa, di sensazione in corsa, sappiamo che corri di avampiede, che quindi il cuscinetto, i cuscinetti che c'erano nel modello precedente davano una grande spinta, qui come la vedi? Ma guarda, ti dico, anche l'intersuola mi è sembrata più morbida. A me piace la scarpa come sta sul piede e mi piace come si guida, diciamo, la riesco a spingere. E lì ci metto il dubbio che sia l'intersuola nera che sia un attimino più morbida. Poi se vuoi ti spiegherò perché penso questa roba qua. E comunque no, niente, nella corsa mi sembra filante lo stesso. Al contrario della 37 che era da rodare nei primi chilometri, questa invece mi sembra che vada un pochino meglio già da subito. Parlavi nella recensione dell'anno scorso del battistrada che ti sembrava particolarmente duro. Come è cambiato rispetto al modello di quest'anno e cosa ne pensi? Non è praticamente cambiato. Dovremmo provarlo sul bagnato per capire se rimangono i problemi che aveva. Anche se ti devo dire, sicuramente non aveva un gran grip sul bagnato, però non era neanche una delle scarpe peggiori che ho provato sul bagnato, perché mi viene in mente la New Balance, la 1080, la V10, che era davvero, non riuscivo a spingerla sul bagnato. Questa fondamentalmente sì, però un po' di grip mancava, anche se come si dice, le intagliature sul battistrada danno idea di tanto grip, che poi non si rivela tale. Adesso vedremo nelle prime giornate di bagnate, dopo i primi 300-350 km di utilizzo, come si comporteranno. Sì, come al solito faremo una seconda recensione nella quale descriveremo dopo 300, poi adesso non so quanto ci metterai a fare 300 km, secondo me dobbiamo aspettare un annetto per arrivare a 300 km, sicuramente ne parleremo. Guarda, non sto preparando la maratona, però guarda, forse 2-3 settimane ce la fai. Vabbè, lasciamo passare un po' di tempo e secondo te quali sono i principali pregi e difetti che hai notato in questo modello 38? Ma i pregi sicuramente con una scarpa all around, quindi già come avevamo detto con la 37, comunque con le versioni prima, è una scarpa che si presta bene a quasi tutti gli allenamenti. Addirittura ci sono dei ragazzi che seguo che fanno anche i lavori in pista sulle ripetute, qualcuno anche in gara le utilizza, quindi è una scarpa che va bene per tanti lavori, per tante andature diverse. È sicuramente più comoda della 37 e guarda, ti direi, se gli devo trovare un difetto è sempre questo battistrada che non ci aveva convinto sulla 37, che non è stato cambiato, quindi va, vedremo. Lo lascio con un punto di domanda. E se dovessi consigliare chi ha la scelta tra prendere la 38 e la 37, sapendo che comunque adesso la 37 è super scontata, perché suggerisci di passare alla 38? Ti dico, anche la 38 passeranno 2-3 settimane, si troveranno gli ottimi prezzi. E sicuramente hai una scarpa nuova, al contrario di una che magari è stata in magazzino circa un annetto, e quindi sarà sicuramente, durerà un po' di più e sarà sicuramente più ammortizzata all'inizio, quindi aspetterei magari 2-3 settimane a prendere la 38, ma andrei direttamente sulla 38 e non riprenderei più la 37. E invece per chi volesse risparmiare qualche euro, quali scarpe simili suggeriresti? Vabbè, se devo andare a cercare le offerte, allora sì, andrei a prendermi le 37. Di scarpe simili meno di questa viene da listino 121-119, adesso lo so bene, la politica marketing di Nike, però diciamo che a prezzo pieno è quasi difficile anche trovarla, si trova sempre almeno sotto i 100 euro, e delle scarpe che costino così poco e che abbiano le stesse caratteristiche faccio fatica a pensarle, per dire la Rincon o la Mach 4, ma che non sono comunque dello stesso ramo. Questa qua è una scarpa un pochino più protettiva che ci fa fare anche dei lavori veloci, cosa che invece Mach 4 e Rincon, per usarle sempre per i lenti, diventano un po' troppo secondo me. Suggerisci di usarla magari durante le vacanze, ma non invece per chi ha la possibilità di scegliere più scarpe, e non invece per lavori di qualità? Ma dipende, cioè secondo me come
per lavori da 3,30 al chilometro in su, secondo me vanno benissimo. Se devo scegliere una scarpa singola, e cioè avere solamente una scarpa, questa qua è la scelta migliore. Se invece ho la possibilità di averne due, questa qua la terrei comunque per i lenti e per qualche lavoretto come le variazioni, e poi mi prenderei una scarpa da gara e per degli allenamenti più corti o veloci. Va bene, non vi chiedo di far arrivare il video a 5.000 views, anche perché sono sicuro che questo succederà. Tra 3 settimane, quando Andrea raggiungerà i 300 km, faremo un video in pista. Speriamo che Andrea non gareggi nei prossimi giorni e che mi dedichi un po' di tempo per fare i filmati che ci avete chiesto, che non facciamo ormai da più di un anno. Ma perché non andiamo in... Beh, l'altra volta eravamo in pista, però non abbiamo corso in pista. Va bene, la proveremo in pista. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, ti aspetto in pista. No, ti aspetto io in pista in quanto venite a Garbagnate, che casa mia quella. Vabbè, direi andiamo a berci un caffè e poi facciamo un'altra recensione di un'altra scarpa. O facciamo la recensione dei caffè. No, vi ringrazio a nome mio e di Max comunque per tutti i caffè che ci state regalando, offrendo, e vi ringraziamo anche perché alla fine esce tutto dalle tasche del capo qui e poco da me, quindi sono sempre ben accetti i caffè. No, soprattutto questa è una delle poche, di solito finanziavo le Pegasus, adesso finanzio tutte le altre, le Pegasus te le sei prese. No, infatti era dalla 36 che hai iniziato a regalarmele sempre, questa qua è già persa, dopo 2 anni me la sono dovuta comprare io, vabbè. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao. Alla prossima.